Oggi voglio parlarvi di come rendere produttivi i momenti morti, ossia quei momenti durante la giornata nei quali siamo costretti a delle attività, quali nel mio caso in questo momento il cucinare, che ci precludono l'essere produttivi o comunque ci limitano nell'esserlo, perché appunto dobbiamo fare altre cose che sono imprescindibili, come appunto il cucinare, per mangiare ovviamente. E infatti oggi, mentre cucino, voglio parlarvi di come rendere produttivo un momento morto. Nel mio caso appunto è il cucinare, e parallelamente sto registrando questo video, quindi sto rendendo produttivo un momento che altrimenti sarebbe stato morto. Perché è importante farlo? Perché molte persone si lamentano del fatto che non si ha tempo o comunque non se ne ha abbastanza durante la giornata per portare a termine alcune attività. Facciamo l'esempio che dobbiate andare dal medico di base, dove è risaputo che ci sia molta fila, a meno che non siate i primi, ma in quel caso dovreste comunque aspettare l'arrivo del medico, almeno nella mia città funziona così, e quindi avreste comunque dei momenti morti che potete tranquillamente riempire, ad esempio con ascoltare un podcast, leggere un libro, meditare, controllare mail, seguire i vostri clienti qualora appunto aveste un business che dovete portare avanti, programmarvi le giornate che verranno, programmarvi le routine. Ci sono tantissime cose che potrete fare tranquillamente nei momenti morti. Nel mio caso, come vi ho già ripetuto, registrare questo video che comunque volevo fare. Ora scusate che qui l'acqua sta per bollire, quindi sentirete rumore, però comunque appunto dicevo che cucinare è una cosa che bisogna fare, perciò perché non renderla produttiva? Io ora sto registrando questo video solitamente quando ho un momento morto, cerco di ascoltare qualche podcast che non sia troppo impegnativo appunto nel suo ascolto, perché appunto voglio comunque sempre capire quello che sto ascoltando in tutto e per tutto, non solo una parte, perché appunto altrimenti non avrebbe senso ascoltare nessun podcast o quello che sia. Comunque, per chi si chiedesse che cosa stia preparando, sto preparando gli spaghetti col tonno, che sono la mia ricetta preferita. Quindi vi ho dato qualche dritta su come gestire i vostri momenti morti per renderli vivi, cosa molto importante, perché appunto questo video, poi come vi ho detto, è indirizzato soprattutto a quelle persone che no, non ho tempo di fare questo, non ho tempo di fare quest'altro. Bene, conciliate le due cose che potrebbe essere utile. Non so, se avete come obiettivo giornaliero di ascoltare un podcast ma non trovate mai il tempo, ad esempio se avete una vettura con una presa selfie mentre vi recate da qualsiasi parte, vi mettete lì quel podcast e ascoltate. Avete bisogno di fare delle chiamate, fate sempre in un tragitto, che sia a piedi, che sia appunto in autobus, che sia in macchina appunto. Questo vi consentirà di guadagnare tempo e svolgere attività che altrimenti non avreste a detta vostra, insomma detta di coloro i quali appunto ritengono di non avere tempo a fine giornata per realizzare tutto quello che c'è da realizzare. In realtà, come appunto sto affermando, il tempo c'è, cioè, l'ho solo trovato, e a volte si trova conciliando due attività che non c'entrano niente l'una con l'altra, ma che appunto fa sì che voi possiate portare a termine quello che c'è da portare a termine.